Siamo qui con Usman che ci racconta l'esperienza di vivere qui in Italia ed avere paura anche del nuovo sindaco che è stato eletto. Sì, ma solo che la maggior parte qua di stranieri, diciamo, tutti hanno paura di questo sindaco, ma in senso che questo sindaco, lui era prima a Cittadella, ma abbiamo visto tante cose che lui ha fatto a Cittadella, anche ci sono gente che vengono da Padova per andare a Cittadella ogni tanto quando c'è una festa di là, lui va su telegiornale per dire che se qualcuno di per esempio i senegalesi vuol comprare che vengono qua, loro lui li mettono immediatamente in galera, ma tutte le cose che sono un po' brutte. Ma allora adesso se lui è sindaco di Padova, la maggior parte di stranieri hanno paura di lui, loro non sanno cosa è successo più tardi. E quello lì è il discorso che noi non sappiamo. Siamo qua, noi abbiamo fatto l'integrazione con tutti gli italiani qua e adesso cerchiamo un modo che lui cerca un modo di capire che noi siamo qua. Noi, non è che noi vogliamo fare questo lavoro che è di voi compra, noi cerchiamo solo che il modo di fare vivere la nostra famiglia in Africa. E solo lì è questo qua il discorso. Tu hai figli? No ancora. Perché sono qua, perché non, da 2006, 2008, 2000, a 2008 è arrivata la crisi e fino adesso per uscire su questa crisi è un po' difficile. Ogni tanto quando c'è un po' di soldi, come la maggior parte degli africani che sono così, li mandano in Africa e anche per vivere qua è un po' difficile. Devi pagare qua luce, gas, devi pagare anche qua l'affitto. Alla fine non rimane niente, non ho soldi. Quindi cosa chiedi al nuovo sindaco? Chiediamo che lui deve capire che l'integrazione che noi cerchiamo, lui deve sapere che la maggior parte di gente che sono qua, loro cercano solo un modo di vivere insieme, un modo di uscire su questa crisi. Non è che sono gente che sono cattivi. La maggior parte qua, per esempio qua a Prato della Valle, ho visto tante cose che sono brutte qua. Per esempio, l'altro sabato scorso era qua il problema con i vigili con i senegalesi e dopo loro hanno preso un senegalese, ma lui aveva male di cuore e dopo loro l'hanno tenuto e quando loro l'hanno portato in galera qua per 3 giorni, abbiamo visto sul giornale che i vigili hanno detto che sono i senegalesi hanno piccato i vigili e quello lì non è la verità, nessuno ha toccato i vigili, solo che loro noi sappiamo bene che i vigili fanno il loro lavoro. Ma nessuno ha toccato i vigili, ma è su questo punto noi chiediamo che loro devono sapere che i senegalesi che sono qua, loro possono anche fare la riposta, ma nessuno fa la riposta.